buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha parlato di quella che è la questione vaccini. Stasera Italia Weekend, il capo di gabinetto ha detto la campagna è partita con il piede giusto, abbiamo superato il milione di dosi e questi numeri sono destinati a crescere un po' come avverrà in tutta Europa. La situazione è buona, ma chiediamo a Pfizer di rispettare i patti con serietà e rigore. Ci hanno detto che dalla prossima settimana tutto tornerà alla normalità, ma noi siamo rigorosi e chiediamo che venga rispettato il tutto nel dettaglio. La macchina ha bisogno di assoluta puntualità. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato di quella che è l'attuale crisi di governo causata dalle dimissioni dei ministri Bonetti e Bellanova. Il tentativo di buttare la crisi di governo su di me, sui miei rapporti con il Partito Democratico e con Conte sta diventando imbarazzante, ha detto l'ex premier a mezz'ora in più. Io non ho alcun problema personale, ma se non riusciamo a mettere le cose a posto il paese va a carte 48, ha detto Renzi. Il recovery plan non era all'altezza di un unanime giudizio. La battaglia che stiamo facendo è fondamentale per il futuro dei nostri figli. Il nostro obiettivo non era cacciare Conte, ma io non sarò responsabile di uno sperpero di risorse che secondo me sono utili al paese. L'ufficio stampa del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha comunicato che la casa Pfizer ha ridotto di circa 165.000 dosi il nuovo invio dei vaccini. Questa decisione, assunta a detta di Arcuri in modo totalmente unilaterale, crea più di qualche problema nella simmetria della distribuzione dei vaccini su base regionale. Infatti, soltanto 6 regioni, ovvero Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, non avranno dei tagli nella distribuzione del vaccino Pfizer-BioNTech. La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico. Con gli ultimi dati che fanno riferimento alla giornata di ieri, si certificano 12.415 nuovi contagiati, cui si aggiungono 377 morti e 16.510 guariti. I tamponi processati sono stati 211.778, per un tasso di positività in leggera discesa, meno 0,4, che si attesta al 5,9%. Scendono sia le terapie intensive con meno 17, sia i ricoveri ordinari con meno 27. La regione che fa segnare il maggior numero di incremento di positivi è la Lombardia con 1.603. Ci spostiamo ora su base regionale perché l'unità di crisi della regione Campania ha diramato il bollettino Covid. Nel più recente aggiornamento si certificano 1.021 nuovi positivi, di cui 56 casi identificati con i test antigenici rapidi, 908 asintomatici e 57 persone che invece hanno mostrato i sintomi. Come vedete nella grafica, i tamponi sono stati 14.588, di cui 1.009 antigenici, per un tasso di positività del 6,9%. Si contano anche 452 guariti con 12 deceduti, di cui 6 nelle ultime 48 ore ed altrettanti in precedenza, ma contabilizzati soltanto nell'ultimo bollettino. Per quanto concerne il report di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva ne sono occupati 94, mentre invece su 3.160 posti letto di natura pubblica e privata ne sono occupati 1.460. Una buona notizia per tutta la Campania, perché Procidam è la capitale italiana della cultura per l'anno 2022. È stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni dopo l'esame di 10 progetti presentati dalle città che si sono candidate alla designazione. Si è svolta la presenza del ministro per i beni, le attività culturali e il turismo Dario Franceschini, che ne ha dato l'annuncio. Si erano proposte Ancona, Bari, Cerveteri, L'Aquila, Pieve di Soligo in provincia di Treviso, Taranto, Trapani, Verbania, Lago Maggiore e Volterra. Ci spostiamo ora nel casertano perché sono oltre 50.000
le false certificazioni mediche emesse in un solo anno per far conseguire la patente a chi non ne aveva i requisiti, come persone anziane, ultranovantenni e persino soggetti allettati perché affetti da gravi patologie. Questo è quanto emerso dall'indagine della Procura di Napoli Nord, che ha portato all'esecuzione da parte della Polizia Stradale del distaccamento di Nola di 24 misure cautelari, di cui 20 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un medico, i suoi familiari, di titolari e collaboratori di autoscuole e agenzie di pratiche auto. I destinatari delle misure, così come gli altri 16 indagati, dunque 40 le persone finite nell'occhio del ciclone, risiedono tra le province di Napoli e Caserta e rispondono a vario titolo di associazioni a delinquere finalizzata al falso in atto pubblico, e il giro d'affari stimati sarebbe di oltre 1,5 milioni di euro. A Caserta l'ASL locale ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento della curva pandemica da coronavirus. Nella giornata di domenica 17 di gennaio si registrano 97 nuovi positivi con 72 guariti e 8 deceduti, per un incremento degli attuali positivi in terra di lavoro di 17 persone. I tamponi processati sono stati 1582 per un tasso di positività pari al 6,1%. La città che fa segnare il maggior numero di attuali positivi è Maddaloni con 277 persone, seguita da Mondragone con 215 e Caserta con 198. Chiudiamo con il calcio. Grande vittoria del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina nel lunch match delle 12:30. I partenopei hanno battuto i toscani con un perentorio 6-0, tutto facile per gli uomini di Gattuso, che hanno chiuso il primo tempo in avanti per 4-0 con le reti di Insigne, Demme, Lozano e Zielinski. Nella ripresa il capitano ha trovato il 5-0 su rigore, mentre l'ultimo gol è stato siglato da Matteo Politano. Con questo successo il Napoli sale momentaneamente al terzo posto al pari della Roma, ma gli azzurri hanno una partita da recuperare, meno 6 da Inter e Milan, con i rossoneri che sono impegnati questa sera nella trasferta di Cagliari. È sembrato tutto semplice, ma così non è stato, ha detto Gattuso. Grazie a Insigne, che ha dato una svolta positiva, la Fiorentina ha poi perso cattiveria dopo il gol, ma noi dobbiamo crescere ancora mentalmente perché abbiamo buttato troppi punti, ha detto Gattuso. Poi ha parlato di quello che è stato il pranzo fuori organizzato con tutta la squadra, ha detto: è un momento importante, servono queste cose per ritrovare la concentrazione. Per quanto concerne invece il mercato, Llorente per ora rimane, ha detto il tecnico calabrese, gli attaccanti non stanno benissimo. Poi un flash sulle condizioni di Petagna, ha accusato un problema al polpaccio, mentre invece Mertens ha disturbi alla caviglia, mentre ci sono ancora dei dubbi sul rientro di Osimhen. Successo importante anche per la casertana, che ha battuto la Paganese per 3-1, ottenendo il secondo successo di fila dopo la vittoria interna contro il Catania. In rete per i rossoblù Castaldo, Cuppone e Icardi, dopo l'iniziale vantaggio di Diop. Sul punto le parole in conferenza stampa del centrocampista Icardi e del tecnico Federico Guini. Sì, vabbè, abbiamo reagito benissimo e ci siamo meritati una vittoria che era molto importante, sapevamo quanto fosse importante, e venivamo quindi da una bella partita contro il Catania, e trovandoci ad affrontare la Paganese in una situazione delicata, un campo complicato, loro è una squadra che gioca un po' sporco, ci fa giocare sporco, e siamo stati bravi a riportare la partita dalla nostra parte. Sì, serviva magari un po' più di peso, un po' più di quantità mista a qualità che Gigi ha, e sappiamo che ha, e anche l'episodio del gol ci ha dato quella spinta in più per credere che potevamo ribaltarla, anche perché poi mancava penso più di 30 minuti dalla fine della partita, quindi senz'altro è stato fondamentale. Sì, noi in tutto il periodo passato, se ripartiamo dall'inizio, abbiamo sempre messo in campo il cuore in ogni partita, in ogni situazione, con tanti indisponibili sia per infortunio che anche per Covid. Oggi siamo stati più bravi del solito, forse abbiamo anche fatto un passo in più per quanto riguarda la maturità, dal momento che abbiamo preso il gol
fino a fine della partita e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni. Un campo complicatissimo che non so quante squadre nella stessa nostra condizione potevano magari riuscire a ribaltarla, e quindi noi siamo stati molto bravi. Faccio complimenti a tutti, al staff, ai giocatori, tutti quanti. Sì, i ragazzi sono stati bravi perché hanno interpretato una partita complicata su un terreno difficile. Devo dare atto a loro che sono riusciti a interpretarla nel migliore dei modi, non disdegnando neanche la volontà di provare a giocare, cercando di interpretare quegli spazi che avevamo lavorato e che avevo richiesto durante la settimana. E poi nel secondo tempo c'è sempre stato grande spirito, grande consapevolezza che se riuscivamo a fare quello che avevamo preparato potevamo riprendere la partita, e quindi anche dal punto di vista caratteriale ho visto un grande passo in avanti, e anche nel finale c'era la volontà di non subire gol. Quindi insomma gli devo fare complimenti perché stanno acquisendo una mentalità che a tutti noi piace. Sì, assolutamente sono d'accordo, perché molte volte a loro gli avevo chiesto che durante le partite dobbiamo riuscire a interpretare le situazioni di gioco con il fioretto, quando serve il fioretto, ma anche con la sciabola. Da questo punto di vista io penso che la squadra rispetto all'inizio della stagione abbia fatto un passo gigantesco in avanti, ma non da oggi, è da molto tempo, e questo significa che dagli errori che abbiamo commesso abbiamo imparato. E quindi penso che questa squadra abbia ancora grandi margini di miglioramento, e soprattutto ora viene il bello, nel senso che dobbiamo essere bravi a non accontentarci, ma a continuare, perseverare su questa strada, perché abbiamo capito che è la strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguio di giornata.